L'amministrazione comunale è sensibile alle persone un po' che hanno difficoltà motorie. Sì, naturalmente, l'amministrazione comunale si sta impegnando tanto, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, da quando le deleghe le ha avute prima il sindaco e poi io, e abbiamo cercato di fare tanto ancora c'è da fare naturalmente, però stiamo adoperando, siamo sul terreno giusto appunto per quanto riguarda la disabilità, le persone con disabilità. Nella prova che già nel 2019, quando noi ci siamo insediati, abbiamo fatto costruire questo gazebo di legno, dove all'interno abbiamo messo le prime due job acquistate dalle associazioni gioiesi di volontariato, sì, e poi successivamente quest'anno abbiamo deciso come amministrazione comunale di acquistarla noi stessi, di acquistarla come ente comunale. Le pedane sono qui dalle 7 di mattina alle 8 di sera, quindi chiunque ne vorrà usufruire ne potrà usufruire in queste ore, e naturalmente abbiamo costruito anche la pedana che porta al mare a un certo punto, naturalmente, perché poi con le ruote che ci sono si può portare al mare tranquillamente le persone appunto con disabilità. Abbiamo fatto installare anche la doccia, quindi chiunque, le persone sia con disabilità ma anche chi non ha disabilità, può usufruire della doccia mentre poi risale con la job qui sotto per poterla conservare. Tanto è stato fatto, tanto stiamo facendo, abbiamo fatto l'assunzione anche di due nuovi assistenti sociali tramite l'ambito di Rosarno. Noi li abbiamo assunti, e questo mi piace ricordarlo e dirlo, perché siamo stati i primi a portare avanti questa pratica, perché Gioia Tauro ha bisogno di assistenti sociali, e con la forza di questi altri due assistenti sociali siamo arrivati a quattro. In questo momento adesso i cittadini stanno usufruendo sia della carta spesa che ha messo a disposizione lo Stato, e noi stiamo facendo tutta la procedura, quindi già le persone stanno venendo al comune per prendere la carta spesa, e in più anche in questo periodo abbiamo già portato a termine, le persone stanno già scegliendo le cooperative per quanto riguarda l'assistenza domiciliare a casa per le persone che sono in difficoltà e che ne hanno bisogno. Ecco, un assessorato molto attento alle persone più bisognose, in questo caso anche non solo bisognoso, ma tutta la cittadinanza. Tutta la cittadinanza. Naturalmente mi piace ricordare anche quello che abbiamo fatto per la dispersione scolastica all'interno delle scuole. Abbiamo acquistato più pulmini. Quando siamo arrivati noi c'era un solo pulmino in forza, noi adesso ci sono tre pulmini che sono in forza. Abbiamo mandato solo quest'anno 86.000 euro all'interno delle scuole per quanto riguarda l'assistenza specialistica per la tutela dei ragazzi all'interno delle scuole. Siamo passati da 15.000 euro fatti negli ultimi anni, prima che arrivassimo noi, da quando siamo arrivati noi abbiamo incrementato sempre di più fino ad arrivare a 86.000 euro. Una Gioia Tauro che si vuole riscattare, ecco, dopo... Sì, dopo gli anni bui si vuole riscattare. Naturalmente Gioia Tauro ha un sacco di difficoltà economiche, però quello che stiamo facendo davvero lo stiamo portando avanti con spirito di sacrificio. Io però ci terrei tantissimo a fare un appello. Quello che noi vediamo oggi, le job, la pedana disabili, mi piacerebbe tanto sensibilizzare i cittadini a far sì che questo luogo sia un luogo di rispetto per tutti, perché tutti quanti dobbiamo avere rispetto. Noi abbiamo già interagito con le forze dell'ordine, naturalmente con il nostro comandante dei vigili, che è molto attento, e in questi giorni verrà fatta anche un'ordinanza a protezione, sta lavorando proprio il comandante dei vigili per fare un'ordinanza a protezione di questo. Chiunque sbaglia naturalmente poi ne pagherà le conseguenze, perché gli atti vandalici purtroppo non devono esistere in nessun modo e in nessun caso, ma soprattutto per la sensibilità dei cittadini più speciali.